Guarda invece la seconda parte, che era quella relativa alla nomina del presidente. Si è provveduto a rispettare lo statuto con una votazione a scrutinio segreto. Al tempo stesso, subito dopo, c'è stata una dichiarazione di voto singola, individuale, da parte di tutti i rappresentanti, in cui si è proclamato e si è ufficializzato la nomina del presidente Gaetano Miccichè all'unanimità della Lega di A. Subito un grande applauso. Io a quel punto ho chiamato il dottor Miccichè, che è stato molto gentile, si è reso disponibile a venire qui a fare un bel discorso ai presidenti.